E sarà consegnata con 3 settimane di anticipo l'avveniristica stazione dell'alta velocità La Porta del Sud di Afragola, dalla quale la partenza del primo treno è prevista già a maggio. L'ha visitata per noi Francesca Coppola. Sarà consegnata con 3 settimane di anticipo la stazione dell'alta velocità di Afragola. Prende corpo il mastodontico ponte sinuoso di 30.000 metri quadrati, ultima creatura dell'architetto Zahadid prima della sua scomparsa. A fine maggio il passaggio dei treni che da Roma porteranno a Bari in 3 ore. Un tavolo in regione martedì prossimo definirà i collegamenti della stazione con Napoli e gli altri centri, Irpini e Casertani. Saranno esclusivamente su gomma fino al 2022. Poi da allora, con il completamento della tratta Napoli-Cancello, la stazione di Afragola diverrà nodo di interscambio tra alta velocità e treni regionali. Diciamo, fino al 2022 si può dire che l'alta velocità esclude Napoli? Assolutamente. Napoli continua a essere il capoluogo di regione, avrà i propri servizi, poi d'intesa con le imprese ferroviarie e le istituzioni locali si decideranno quali treni eventualmente fare attestare ad Afragola. L'intera Napoli-Bari sarà consegnata nel 2026, solo allora si potrà parlare di alta velocità con i treni oltre i 250 km orari e 2 ore di viaggio tra Roma e Bari. Qui transiteranno anche i treni per la Calabria e la stazione, che ha richiesto un investimento totale di 139 milioni di euro, è predisposta per accogliere anche la circumvesuviana. Il rischio più grande è che l'opera resti una cattedrale nel deserto. Io ho chiesto un incontro al presidente De Luca per confrontarci su questo. Dobbiamo definire una grande opzione di sviluppo in termini di grande innovazione, certamente non in termini commerciali, perché di commercio, di presenze commerciali ce ne sono sul territorio, diciamo, della provincia di Napoli già sufficienze anche qua.